Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro. Buonasera signor Buonasera. procuratore, come sta? Buonasera. Bene, grazie. Mi fa Bene. piacere e la ringrazio, io in genere ringrazio i miei ospiti alla fine, a lei la ringrazio prima perché ha fatto una trasferta a venire da Benevento qua e quindi la ringrazio dell'onore e del piacere che ci dà. Piacere mio. Dunque, signor procuratore, iniziamo un po' a conoscerla un po' meglio attraverso un accenno del suo curriculum. Anticamente si diceva curriculum vitae studiorum, e quindi spero di non aver saltato nulla. Dunque, allora, lei è nativo di San Cipriano d'Aversa, Sì. l'anno non lo diciamo perché anche gli uomini da un po' di tempo nascondono l'età, non solo le donne. Allora, si è insediata alla Procura di Benevento nel 2017, raccogliendo il testimone dal procuratore capo Giuseppe Maddalena. Sì. Lei l'ultimo incarico prima di qua è a Potenza? No, il No. mio ultimo incarico prima di Benevento è la Procura Generale presso la Corte di Ho capito. Cassazione. E allora, è stato un grande PM, si dice così, della DDA di Napoli, ha guidato il pool anticamorra indagando sulle ramificazioni del clan Giuliano di Forcella e sulle cosche dell'area vesuviana. Negli anni di Mani Pulite è stato un grande GIP a Napoli. È vero così? E Anche per un lei è periodo. di parte, ma è così, è così. E anche è stato procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Sì. È giusto così. Di lei si dice che sia un uomo riservato, schivo, diciamo, dalle manifestazioni eclatanti, pur tuttavia è dialogante. Abbastanza. E lei l'ha detto anche nel discorso inaugurale che vuol dialogare con tutti i procuratori, con l'avvocatura, con i cittadini. Certo. E la procura di Benevento sarà una procura aperta, ma vuol parlare soprattutto con i giovani, è giusto? Anche sì, penso che sia indispensabile per un procuratore della Repubblica ascoltare le persone, siano giovani ma anche meno giovani, l'avvocatura, tutti gli attori della, diciamo, della giustizia, ma anche i cittadini, le persone comuni, eccetera, perché in questo modo si ha la percezione corretta di come è intesa la giustizia e quali sono i problemi delle persone, per poter poi fare un adeguato lavoro su questo. Certo, bisogna conoscere, dialogare, quindi lei è un socratico. Sì, Per diciamo che Socrate, ironia, dialogo e maieutica erano tre cose. io spero di esserlo, Sicuro? o aspiro ad esserlo. Sicuramente il dialogo, secondo me, è una componente importante, indispensabile per poter, come dire, esercitare il proprio potere, questo servizio adeguatamente. Certo, e comunque c'ha un mezzo di dialogo immediato, ictu oculi, del sorriso. Quando sorride, non so se sorride spesso perché oggi c'è poco da sorridere, però c'ha un sorriso bellissimo. Cerco di ispirarmi a chi dice che chiaramente quando si sorride si vive meglio e quando si sorride si fa meglio il proprio lavoro. È vero, si è più distesi. Signor procuratore, non so. L'ironia poi è necessaria, non prendersi eccessivamente sul serio è indispensabile. È vero, e essere soprattutto ironici con se Con se stesso è stessi. importante. Signor procuratore, non so se lei ha notato, oggi c'è un gran parlare dell'ergastolo ostativo. Si parla sempre di questo in quest'ultimo periodo. Falcone diceva che l'ergastolo ostativo era l'unico metodo per combattere la mafia e soprattutto lui diceva che i benefici penitenziari dovevano essere dati solo ai collaboratori di giustizia. Qualche tempo fa la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha bacchettati, ci ha condannati e ha detto che noi siamo fissati, cioè privilegiamo più la punizione che il recupero dei ergastolani, il recupero dei mafiosi. Piccola parentesi, vorrei sapere come si fa a recuperare al giorno d'oggi nelle carceri così come siamo messi noi, così affollate, così piene di problemi, ci sono tanti suicidi. E, insomma, è un problema delle carceri che va affrontato e non si affronta mai, ma questa è una breve parentesi. La Corte europea ha detto questo e ci ha condannato. La Corte costituzionale dice che i benefici devono essere dati non solo ai collaboratori di giustizia, ma a quelli anche che non sono collaboratori di giustizia, però che abbiano dimostrato di tagliare con la vecchia vita, con la vecchia vita mafiosa. Ecco, lei che cosa ne pensa? Incita
questa Corte Costituzionale, il legislatore a legiferare, a fare qualche cosa di diverso. Ecco, però c'è pericolo, perché è l'unico metodo per combattere bene la mafia e verrebbe affievolito forse il 41 bis. Guardi, il tema delle carceri è un tema molto molto delicato e anche molto centrale, secondo me. Lei ha detto bene, la nostra Costituzione ci dice che la pena deve essere diretta a rieducare e quindi al reinserimento, a recuperare, a reinserire. E spesso questo aspetto è un aspetto, come devo dire, negletto, perché lo stato delle carceri italiane non è brillante. Io penso che un paese civile debba avere carceri civili. Questa è la premessa. E perché, come dire, far soffrire le persone non è sempre la strada, non è la strada giusta, secondo me, per far prendere consapevolezza dell'errore commesso e rielaborarlo in via positiva. Per l'ergastolo ostativo, certo, non è un tema semplice. Io ho molta fiducia nella magistratura di sorveglianza. Ritengo che il giudice di sorveglianza, i magistrati di sorveglianza siano dei grandi professionisti, persone, colleghi di grande spessore, e che hanno tutti gli strumenti per poter valutare se si è interrotto in modo definitivo e se c'è stato nella persona quel recupero e quella distanza da quella storia mafiosa o camorristica tale da poter consentire un rientro graduale con gli strumenti possibili nella società. Io penso che la decisione della Corte Costituzionale, che rimanda al legislatore di definire il parametro dell'ergastolo ostativo o della modalità con le quali far fronte sia al pericolo e quindi di reiterazione dei reati e quindi di tutelare la sicurezza, sia però tener conto di una possibilità da offrire. E quindi penso sia stata una scelta saggia quello di rimettere al legislatore di definire questi aspetti. Io ho letto un libro importante di Fassone che era proprio sull'ergastolo ostativo sostanzialmente. Elvio Fassone è un collega che presiedeva la Corte d'Assise e aveva inflitto una condanna per mafia e intrattiene un dialogo epistolare con il condannato. Una persona condannata con l'ergastolo ostativo e che in questo dialogo dimostra sostanzialmente di aver rielaborato completamente la sua vita e di essere un uomo nuovo, ma che non poteva, come dire, superare questo ostacolo, è ostativo per questo, per poter in qualche modo rientrare nella società. Io penso che una vicenda di questo tipo possa dimostrare quali siano i limiti dell'ergastolo ostativo, al tempo stesso quanto sia pervicace e assolutamente indispensabile mantenere una linea ferma nei confronti della camorra e della mafia. Oggi qualcuno dice che in particolare in Campania sembra che di camorra se ne parli poco, o perlomeno se ne parla soltanto attraverso le inchieste giudiziarie. E penso che questo sia a volte è vero, e che è necessario riaprire un faro. Mafia e camorra non fanno parte del nostro passato, sono il nostro presente e noi speriamo che non siano il nostro futuro. Però per fare questo è necessario ed indispensabile che ci sia un faro importante, perché il problema del Sud, ma anche del Nord, ma in particolare del Sud, sicuramente è la criminalità organizzata, che è il tappo che impedisce sviluppo, è il tappo che impedisce civiltà. Quindi, a mio parere, le due cose non sono in contrasto. Il contrasto determinato da parte sia delle forze dell'ordine ma anche della società rispetto alla criminalità organizzata, e
e la rielaborazione da parte del legislatore dell'ergastolo ostativo. Comunque sarà un bel problema per il legislatore, perché è una grande decisione, veramente. Certo, una grande, importante. Diciamo, alla fine c'è. Tutto si tratta se uno crede nel recupero, è possibile il recupero di un mafioso? Non è possibile, questo. Cioè quello che non ci crede dice quello mafioso è nato e mafioso rimane. Individuare gli strumenti con i quali determinare se il mafioso ha, come dire, si è recuperato lui stesso ed è pronto, ed è pronto per ritornare, passato. Per ritornare in società a certi, con certi limiti e con certi come dire, provvedimenti tali da consentire un controllo. Io le dico, insomma, i magistrati di sorveglianza sono persone professionalmente attrezzate, molto attrezzate, anche per poter fare queste valutazioni. Certamente. Signor Procuratore, la magistratura è un po' in crisi, lo vediamo tutti, ma non dal caso Palamara, certamente, di cui parleremo poi dopo. Il Giovanni Maria Flick è stato giudice della Corte Costituzionale e anche ministro della Giustizia e ha una sua idea che io penso di condividere. Vorrei sapere il suo pensiero. Lui dice l'errore che ha compiuto la magistratura è stato quello di identificare la corruzione con la criminalità. Criminalità, dice lui, è violenza e intimidazione, la corruzione è accordo. Quindi, lui dice, questo ha portato i giudici non solo a giudicare episodi di corruzione, ma anche il malcostume in generale, due compiti che non rientrano nel ruolo dei magistrati. Ecco, lei che cosa ne pensa di questo e secondo lei quando è incominciata questa crisi della magistratura? Allora, io penso che si bisogna fare distinguere, è sempre necessario e indispensabile distinguere, in particolare per i magistrati, la distinzione, distinguere il malcostume amministrativo dalla corruzione sia indispensabile. Io penso che però questo sia stato fatto. Devo dire, talora si confonde l'intervento massiccio della magistratura determinato da, non soltanto dal malcostume ma effettivamente da episodi corruttivi complessi e continuativi che impongono e che sovraespongono sicuramente alla magistratura, ma che fa il proprio mestiere. Il mestiere di un magistrato è accertare responsabilità penali. Ora, quando queste responsabilità penali in caso di corruzione e concussione riguardano pubblici ufficiali, talora tecnici o amministrativi di livello inferiore, ma spessissimo esponenti importanti dell'amministrazione pubblica o anche della politica. E chiaramente questi interventi, che sono doverosi perché la Costituzione ci impone non soltanto l'obbligatorietà dell'azione penale, ma ci dice, articolo 3, la giustizia è uguale per tutti. Quindi è un obbligo costituzionale quello di perseguire eventuali episodi non di malcostume amministrativo e politico, ma episodi corruttivi o concussivi. Espone la magistratura perché chiaramente quando per questi episodi vengono coinvolti in attività investigative e di indagini persone importanti, è certo che ci sono reazioni importanti. Certo. Reazioni importanti. Sia, e c'è, come dire, iniziano le partigianerie di chi, certo, è contro e di chi è a favore, ma è un dibattito mediatico o anche politico che non appartiene, non è della magistratura. È l'azione della magistratura che lo produce, ma lo produce perché tocca persone importanti che hanno responsabilità pubbliche importanti e che inevitabilmente sono sotto i riflettori. Ora, io non so, Flick, in che termini abbia fatto questa distinzione. Criminalità, corruzione, accordo, criminalità. Non ho compreso bene da quello che lei ha detto e non ho letto l'intervista del professor Flick e del presidente Flick. Io penso che chiaramente è molto semplice perseguire e non crea
né reazioni né grandi riflessioni il colpire la criminalità di strada, la criminalità cosiddetta violenta. Mentre vedo grandissimi attenzione e sensibilità quando si colpiscono e quando si interviene sui reati dei potenti, che sono quei reati invisibili, non immediatamente percepibili, ma che producono effetti devastanti, Sono i più subdoli. subdoli e devastanti per la comunità. Certo. Questo è evidente che produce anche, perché colpire il potente vuol dire indagare il potente e intervenire per sanzionare un potente, produce chiaramente effetti partigianerie, ma anche Di eclatanza. se un potente ha potere e Certo. se ha potere, come dire, cerca di difendersi con tutto il proprio È potere. E normale. questo produce una serie di reazioni, alcune dirette, alcune indirette, alcune più subdole. Certamente, è giusto. Signor Procuratore, il Procuratore Generale Luigi Riello all'inaugurazione dell'anno giudiziario ha detto, parlando di pandemia, dice Palamara è la pandemia della magistratura, ha detto. E Palamara giustamente non è l'unico colpevole, perché certo non era uno stupido che parlava da solo, parlava con altri colleghi, parlava con politici, con la stampa e quant'altro. Lui ha detto, ha spiegato nel libro Il Sistema, come andavano le cose. C'era un sistema correntizio, un sistema clientelare di corruzione. Le correnti anticamente sono nate per una cosa, anzi buona, perché si sentivano tutte le varie anime dei tanti consiglieri e poi si addiveniva a diciamo, una decisione comune. Queste correnti sono diventate nel tempo strumento di potere. L'articolo 101 della Costituzione dice che la giustizia è amministrata in nome e per conto dei cittadini. Ecco, mi domando in questo periodo, secondo lei di Palamara, in nome e per conto di chi è stata diciamo, amministrata questa giustizia? Io penso che sia stata amministrata sempre nel nome del popolo italiano. Io penso che i giudici e i magistrati siano soggetti solo alla legge e che sono stati, anche nel periodo che lei chiama palamariano, ma che io ritengo sia un periodo molto più complesso, hanno obbedito a questo, come dire, a questo dovere costituzionale Sì. e nell'esercizio del proprio mestiere. E nel proprio servizio sono stati sempre, a mio parere, soggetti solo alla legge, quindi hanno disobbedito a tutte le altre indicazioni. Perché quando uno è soggetto solo a una cosa, in questo caso solo alla legge, quel termine solo indica che bisogna disobbedire a tutto il resto. Quindi bisogna disobbedire alle lusinghe del potere, bisogna Ma lei disobbedire perché la pensa così? Perché è un onesto, contro il. ma lì non è No, che ma erano. ci giungo, mi scusi. Io, come dire, quando sono entrato in magistratura, io mi sono iscritto a Magistratura Democratica, corrente alla quale sono ancora attualmente iscritto. Io penso che la corrente a cui sono iscritto io, ma anche le altre correnti, hanno prodotto un avanzamento e una evoluzione della magistratura italiana, assolutamente in linea con la Carta Costituzionale, assolutamente impensabile prima. È stato il lavoro collettivo di tutti i magistrati, anche organizzati, e in particolare molto spesso perché organizzati, ad elaborare e a far progredire la magistratura italiana in un'ottica costituzionale. Negli anni 50 la magistratura era una magistratura che guardava con distacco la Costituzione. Ed era una magistratura espressione sostanzialmente delle classi dominanti. Successivamente la magistratura è diventata, come dire, ha rappresentato classi sociali diverse, non soltanto espressione del potere, ma anche ha elaborato una propria consapevolezza del ruolo della magistratura, secondo la Costituzione, forte, che era disconosciuta precedentemente, in cui, e la storia della magistratura, diciamo,
del passato indica che non vi era grande distacco e distanza tra la politica e la magistratura, soltanto che non emergeva. Le correnti hanno prodotto elaborazioni importantissime e hanno prodotto, a mio parere, la magistratura costituzionale che noi conosciamo. Quindi un grande merito. Certo. Ma alle correnti, ma a tutti i magistrati italiani. Ed è stato sempre, come dire, quelle idee, io sono di magistratura democratica, quindi quelle idee eretiche che un tempo magistratura democratica come dire, declamava da solo o elaborava da solo, man mano sono diventato patrimonio comune e noi siamo molto contenti di questo. Le degenerazioni ci sono state, ma non possiamo ritenere, le degenerazioni ci sono state nelle correnti e la storia, la storia di chi ha vissuto questo periodo, che ha vissuto il periodo precedente, ci dice anche quando molti magistrati hanno condannato quella degenerazione anche prima di Palamara e contro Palamara, anche quando Palamara sembrava un intoccabile. Quindi nella magistratura non è vero che tutti quanti sono stati agli ordini di Palamara o di chi di quel sistema faceva parte. E certo è che l'hanno mandato via, esautorato, proprio i consiglieri del CSM. Questo è vero, ma è vero anche che certamente lui descrive un sistema che probabilmente è esistito per alcuni, è esistito anche diffusamente, ma a mio parere non ha mai, e ritengo mai, e di questo penso che se qualche episodio si sia verificato veramente è gravissimo, io ritengo mai che i magistrati, anche inseriti in quel sistema, abbiano nell'esercizio delle proprie funzioni, come dire, ceduto a tentazioni di parte. Io ho letto il libro di Palamara, qualcuno dice non bisogna leggere, io l'ho letto perché penso sia importante invece leggere. Certo. E quella descrizione che fa Palamara, sostanzialmente, di una magistratura tutta quanta impegnata a contrastare alcuni politici, per me è una descrizione falsa. Certo, c'erano carriere, discussioni in ordine all'avanzamento, eccetera, ma ribadisco, io penso che i magistrati, ciascun magistrato, nella magistratura nel proprio complesso, nell'esercizio delle loro funzioni, delle proprie funzioni, non ha mai tradito il vincolo di rispetto della Costituzione. E questo è quello che bisogna far capire ai cittadini, perché i cittadini appaiono oggi un po' sfiduciati e si dice sempre la magistratura ha gli anticorpi e quindi noi siamo in pandemia, siamo pratici di anticorpi e siamo freschi di vaccinazione, quindi ne capiamo di anticorpi. Sicuramente passerà questo periodo. E parlando di pandemia dal punto di vista di salute, è stato un evento tragico che ci ha colpito all'improvviso, ci ha colpito proprio nei cosiddetti, anticamente si dicevano i mores, gli usi e costumi, certo. Niente fraternità, niente abbracci, niente baci con gli amici, ma neanche con i parenti si guardano così da lontano, si telefonano e insomma c'è stato questo distacco. Più colpita è stata l'economia, che è stata proprio messa in ginocchio, la giustizia, diciamo la verità, i processi già erano un po' lenti da prima, ecco, ma ancora di più oggi, ed è giustificato perché certamente un procuratore capo come lei gestire una procura è certo non è facile quando le due elementi sono mascherine e distanziamento sociale, quindi organizzare un processo in questo stato avrà sicuramente avuto, come tanti, io ne ho intervistati tanti di procuratori capo come lei, e hanno avuto delle difficoltà. Quali sono state le sue difficoltà e come ha reagito, cioè quali sono state le decisioni più difficili che ha dovuto prendere? Guardi, le difficoltà sono state tante, le decisioni più difficili è stato quando abbiamo dovuto azzerare l'attività, sostanzialmente azzerare l'attività dibattimentale, cioè quindi il processo penale, perché le indagini sono importanti, ma è centrale l'accertamento della responsabilità che avviene nel dibattimento. Quando nel primo periodo, abbiamo periodo di lockdown più duro, abbiamo dovuto far cessare le attività per la pandemia, è stato per noi un duro colpo.
organizzare l'attività investigativa, perché le indagini poi non possono fermarsi. In una situazione di questo genere per me è stato faticosissimo, difficilissimo, però come dire, siamo riusciti a mantenere. Perché lei è in gamba e quindi ha risolto. Siamo riusciti a mantenere un'attenzione, una vigilanza sul malaffare, sulla criminalità, anche con grandissime limitazioni, ma utilizzando gli strumenti a distanza, inventandoci attività, modalità col quale poter svolgere le attività, perché lei pensa che sentire le persone, interrogare le persone in periodo di pandemia è difficilissimo, perché ci sta chi è positivo, chi è in quarantena, poi bisogna far arrivare poche persone all'interno degli uffici, quindi abbiamo dovuto inventarci una serie di strumenti per poter come dire, continuare a fare investigazione e indagini anche in periodo di pandemia, perché non potevamo certamente lasciare il campo. E certo, perché proprio in questo periodo poi sembra, non so se lei ha notato, gli appetiti diciamo di danaro, gli imbrogli pullulano proprio, sono al massimo livello, ci si inventa di tutto perché ci si approfitta anche delle situazioni difficili. E abbiamo un nuovo ministro della giustizia che è Marta Cartabia. Mi lasci dire una cosa sulla questione della pandemia, lei dice si imbroglia su tutto eccetera. Adesso noi abbiamo un campo importante, si apre adesso una partita importantissima sull'economia, che è quella della ripresa. Un'economia in ginocchio, in difficoltà, chiaramente il un'economia found, che può essere lei preda di infiltrazioni. Di acquisizioni come illecite. Dice il procuratore Ariello, l'assalto alla diligenza. Ci può essere l'assalto alla diligenza. Chi ha liquidità può metterla sul mercato e può reinvestirla, e oggi chi ha liquidità? Ha liquidità la criminalità organizzata. Abbiamo una grande occasione. Ha liquidità il grande evasore fiscale, ha liquidità il grande evasore fiscale, perché questo spesso non si cita tra chi loro che hanno la liquidità, si cita sempre soltanto la criminalità organizzata, ma io dico ci sono anche i grandi evasori fiscali che hanno fortissime liquidità, che devono reinvestire, che devono utilizzare. E questo è il momento, come dire, che fa gola a tanti. E poi ci sono i soldi che arriveranno, i grandi finanziamenti europei che arriveranno, dovrebbero arrivare. Io spero che ci sia un grande faro su questo, importante faro, e che con diciamo, con l'alibi di fare presto non si voglia fare male, e cioè non si voglia eliminare ogni possibilità di controllo. Certo. Perché questa refrain che sentiamo spesso, bisogna eliminare lacci e lacciuoli, a volte significa bisogna avere le mani libere di fare quello che si vuole. Certo. Io vorrei che questi soldi che arriveranno, sperando che arrivino presto, siano anche utilizzati correttamente per lo sviluppo e per le persone, e non vengano rapinati come è accaduto per esempio per il post terremoto proprio qui in Campania. Ma la criminalità dai grandi imprenditori, non certo, soltanto la criminalità, ma anche gli imprenditori. Certo. Imprese che venivano costruite da un momento all'altro per poter drenare soltanto denari, capannoni abbandonati successivamente e via discorrendo, non entriamo nei particolari, ma questo è accaduto. Allora io spero che, che ci siano i controlli accurati, certo, che ci siano sempre un faro forte, sia sulle infiltrazioni della criminalità organizzata, sia sulle corruzioni e le concussioni, sia sulle frodi che possono essere connesse nella realizzazione delle opere con il denaro pubblico. Molto, diciamo, ci deve essere tanta attenzione, perché è un'occasione di recupero anche per la giustizia, perché saranno stanziati anche soldi per la giustizia, ci vuole e ci vogliono, e insomma è un'occasione da non perdere. Marta Cartabia, dicevo prima, è il nuovo ministro della giustizia, è una costituzionalista, crede in una giustizia sociale dal volto umano, insomma ha deciso di mettere mano a questa benedetta riforma della giustizia, iniziando dalla prescrizione. La prescrizione, tutti la additano e dicono che è la causa principale dell'allungamento dei processi. Alcuni la pensano così, però
se non ci fosse la prescrizione, magari un innocente rimarrebbe sotto processo a vita e uno reo avrebbe la condanna chissà dopo quanti anni, che magari ha dimenticato pure che reato aveva compiuto. Ecco, lei vuole partire dalla prescrizione, ha già creato un ufficio del processo che rafforza la capacità decisionale del giudice, inserendo anche nello staff gli assistenti. Secondo lei è un buon inizio questo? Guardi, il presidente Cartabia, il ministro Cartabia attualmente, ex presidente della Corte Costituzionale, è donna, prima di tutto, avanzano. Ci fa piacere. Ed è determinata, mi sembra che dica cose sagge. Poi, essendo ex presidente della Corte Costituzionale, quindi ha la Costituzione come faro, e faccia proposte, elabori progetti importanti. Dobbiamo vedere nel concreto, devo dire, perché per adesso ci sono stati annunci. Certo. Io penso che il faro che ci deve guidarci è la ragionevole durata del processo. Io penso che una sentenza, non dico le indagini, una sentenza, perché è importante riscoprire la centralità dell'accertamento giudiziario nel dibattimento, ed è l'unico luogo dove si accerta la responsabilità. Io sono come dire, un fautore della presunzione di non colpevolezza, presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva. Le indagini si fanno, le indagini però accertano l'esistenza di gravità indiziaria, i gravi indizi e le esigenze cautelari quando si adottano misure cautelari. Quindi l'attività investigativa è importantissima, centrale, ma non è l'accertamento della responsabilità, che lo fa il giudice in un dibattimento in contraddittorio, che però deve avvenire rapidamente, certo. Dice la Costituzione, una ragionevole durata. Quindi tutto deve essere concentrato nel cercare di portare a giudizio, quindi davanti a un giudice pubblico, un dibattimento pubblico o attraverso riti alternativi, davanti a un giudice accertare se quella persona ha commesso quel fatto oppure no, quindi la colpevolezza del. E quindi ben vengano tutti gli strumenti che ci consentono di raggiungere questo obiettivo. Io, a Benevento, nella Procura di Benevento, ho cercato, nella mia azione, di avere come faro questa linea della ragionevole durata e quindi la necessità di stringere i tempi per poter portare a giudizio le persone rapidamente. Una delle indagini che ha avuto una forte risonanza, quella che viene denominata par condicio, quello sui concorsi. Ce l'ho quella, questa domanda, questa, cioè, ce l'ho no, dopo. No, le dicevo, no, dopo, faccio un esempio per dire, in quella indagine che noi abbiamo, nella quale abbiamo adottato, richiesto e ottenuto dal giudice delle misure cautelari, confermate dal riesame, sono già davanti al giudice. Noi abbiamo scelto il giudizio immediato perché vogliamo che un giudice nel contraddittorio ci dica se sono responsabile o meno. Ed è questa la linea che abbiamo adottato e stiamo adottando per tutti i processi che ce lo consentano. Perché una sentenza è un dibattimento che dura 4-5 anni, è una sentenza che viene ingiusta alla fine, ingiusta per il tempo che è passato. E poi che cosa produce? Produce tutta una perdita del sapere, perché se io faccio indagini nel 2010 e la sentenza arriva nel 2020, tutto il dibattimento si è sviluppato a distanza di 5-6 anni, o per un arco anche di 5-6 anni, sa quanto sapere, quanta verità viene persa perché le persone si dimenticano, perché la normativa cambia e quindi si modifica. E quindi va tutto nell'oblio, ma anche delle assoluzioni giustificate dalla modifica normativa avvenuta nel frattempo. Che se io indago nel 2010 e poi la sentenza c'è nel 2020, cambiano le leggi, cambiano una serie di meccanismi e quindi mi ritrovo a dover anch'io come pubblico ministero a richiedere la soluzione sulla base di nuove emergenze dovute appunto a perdere il sapere e nuova normativa.
Lei non mi conosce perché noi non ci siamo visti, noi lo spieghiamo ai nostri telespettatori, è la prima volta che ho il piacere di intervistarla, ma è la prima volta che ho il piacere di incontrarla, io la conosco per fama, ma non ci siamo mai incontrati. Lei chiedeva di cogliermi di sorpresa, ma io ho studiato e quindi questa par condicio è stata una bellissima sua inchiesta, fatta con il braccio operativo della Guardia di Finanza, sì. Ma Guardia di Finanza non da poco, Guardia di Finanza di Benevento, di Napoli, di Caserta. A Caserta noi abbiamo un colonnello bravissimo, è Furciniti, lo conosce? Era del GICO di Napoli, bravissimo, ha scritto pure un libro con Melillo. Anche a Benevento noi abbiamo una Guardia di Finanza bravissima. E c'è il generale Pomponi, poi sì. Quello è un personaggio che mi piacerebbe intervistare. Abbiamo intervistato anche il generale Stefanizzi, lei lo conosce? Come no? Quindi, anche Pomponi. Ecco. Pomponi e Stefanizzi conosco entrambi, sono delle persone eccellenti e abbiamo avuto fortuna di avere in questo territorio persone di altissima professionalità e di grande umanità. Ecco, il generale Stefanizzi è il nostro cuore e il mio cuore quando viene qua per me è una festa, perché veramente gli sono grata, perché si esprime in maniera semplice, fa capire a tutti e di una grande proprio sensibilità. Dunque, allora questi qua, 250 militari, pensi lei che inchiesta importante. Era tutto sulla corruzione, giusto? Sì. Corrotti pubblici ufficiali, a capo addirittura un viceprefetto, sì. Dei vigili del fuoco, dice, ma i vigili del fuoco, perché i vigili del fuoco sono nel Ministero dell'Interno. Poi tre funzionari, uno in pensione, due così e due in attività, un militare di carabinieri, insomma raccoglievano soldi da candidati giovani forse che volevano, che aspiravano ai posti di vigili del fuoco, polizia di Stato, giusto così? No, allora io nelle indagini non parlo generalmente, io l'ho citato per dire. Però per è stata un'inchiesta di successo, questo io ritengo è stata un'inchiesta molto impegnativa, che dobbiamo alla professionalità della Guardia di Finanza di Benevento e della Guardia di Finanza in generale, devo dire, perché tutti ci hanno collaborato, e alla professionalità dei miei magistrati, a cui veramente va un mio ringraziamento. I miei magistrati della Procura di Benevento sono persone, secondo me, di altissima professionalità, alcuni molto giovani. Poi hanno questo dominus. Molto, come dire, giovani, ma molto motivati e professionalmente attrezzati. Questo è importante. L'ho citata per dire che anche queste indagini così importanti è necessario che ci sia il giudice che ci dica poi quello a cui lei faceva riferimento, coinvolto, eccetera. Sì, noi riteniamo di aver acquisito gravi indizi e di aver acquisito come procura riteniamo che al momento quello che abbiamo raccolto ci consentiva di portarli in dibattimento. Adesso sarà il giudice che ci deve dire se sono responsabili o non sono responsabili. Certamente. Perché quello è il momento centrale dell'accertamento della colpevolezza e della responsabilità. E io non voglio, come dire, tenere a bagnomaria per tanto tempo le persone. Voglio che come dire, vedano la propria sorte valutata da un giudice in dibattimento, dove i loro difensori possono esercitare la loro attività. E le dico, io penso che l'avvocatura sia importantissima nel mondo della giustizia. È importantissimo perché io l'ho detto spesso, io preferisco avere un difensore attento nelle indagini, perché il difensore attento mi serve a, come dire, a contenere l'ansia investigativa, a mantenermi vigile sul rispetto delle regole. Secondo me lei ha pure intuito. Questo non lo so se ho pure intuito. Eh sì, perché da come ragiona si evince. No, io questo non lo so, io cerco di fare il mio mestiere nel modo più adeguato possibile. Non è cosciente ancora di questo fatto che ha intuito? Io penso di sì. Comunque, dunque, c'ho un sacco di cose per lei, va a finire che non ce l'abbiamo. Prego, il tempo. Vale. Allora, si è stancato?
No. No, no, no. Sei ancora... Sono abituato anche a lunghe maratone, anche in dibattimento. Ah, va bene, allora. Dunque, il 23 maggio prossimo sarà ricordato Falcone, la strage di Capaci, in cui morì Falcone, la moglie e i giudici e gli uomini della scorta. Falcone, non, diciamo, le inchieste di Falcone non riguardavano solo la criminalità in generale, ma anche quella economica. Quindi scoprì interessi occulti tra politica, economia, criminalità. Ecco, lui diceva una cosa, non so se lo ricorda: la droga può non lasciare traccia, ma il denaro sicuro lo lascia, e quindi poneva l'attenzione particolarmente sui documenti finanziari, gli scambi di assegni. È vero questo fatto? Certo, per noi seguire le tracce del denaro è indispensabile. Il denaro, come dire, muove le cose e lascia traccia, perché gli interessi economici sono sempre quelli che muovono le persone, oltre a volte il potere. Interessi economici e potere muovono le persone. La nostra attenzione sulle tracce del denaro, quindi degli scambi finanziari, è sempre molto alta. Abbiamo una professionalità, come dire, anche che man mano si affina sempre di più. Certo. E che deve affinarsi sempre di più, anche perché gli strumenti finanziari si affinano sempre di più. Le operazioni finanziarie, a volte complessissime, sono sempre più, difficili da decrittare. Su questo noi, io alla Procura di Benevento, ma penso tutti gli altri colleghi di tutte le altre procure, tutti gli altri uffici di procura, sono consapevoli, e quindi sempre di più, facendo tesoro di questa della lezione di Falcone, guardiamo agli interessi economici, al denaro, agli investimenti, alle operazioni sospette, alle operazioni internazionali, perché è importante tener conto che il denaro oggi non ha più confini. Certo. Transazioni avvengono in un attimo dall'uno all'altro capo della terra. Non ci sono più, come lei diceva, scambi di assegni, non ci sono più scambi di assegni. È vero, è vero. Appartengono al passato ormai. Certo. Sono transazioni finanziarie tutte che viaggiano nell'etere. Certo, Falcone è stato un antesignano, perché diceva, certo, bisogna controllare, e dice, perché sennò si avrà l'inquinamento dell'economia e l'inquinamento della vita pubblica, esattamente pari come siamo combinati adesso. Quindi lei è stato, pensa, un che l'1% del nostro PIL è... L'1% del nostro PIL è rappresentato dall'economia criminale. Certo. A proposito di criminali, di imprese, ecco, il procuratore capo di Napoli, Melillo, Giovanni Melillo, che lei conoscerà sicuramente, ha dato un allarme sulle imprese. Ha detto, qua bisogna vedere un po' come vanno le cose, perché se continuiamo così, continuiamo a dare le imprese ai criminali, in quanto c'è poca liquidità, soldi non ce ne sono, gli imprenditori non vengono ristorati, soldi in giro non ce ne sono, e quindi molti imprenditori vanno soggetti all'usura, entrano nel tunnel dell'usura. Dietro l'usura c'è la criminalità organizzata, pongono dei tassi altissimi e perdono l'impresa. Egualmente l'allarme l'ha dato il procuratore di Catanzaro Gratteri, il quale ha detto, oggi come oggi le imprese si relazionano direttamente con l'andrangheta, cioè si relazionano e opprimono le imprese legali, e anche qui c'è la perdita dell'impresa. Lei da procuratore capo, qual è la sua idea sulle imprese? Guardi, che allarme lancia? Guardi, noi dobbiamo distinguere, come dire, la difficoltà di distinguere le imprese sane da quelle non sane. Viviamo in un territorio, quello campano, ma come la Calabria, la Sicilia, ma anche, ormai sappiamo, anche il nord Italia, in cui il tessuto imprenditoriale è stato profondamente innervato da soggetti criminali. Quindi oggi siamo già in una fase in cui una parte dell'imprenditoria è un'imprenditoria espressione della criminalità organizzata. È diventata imprenditrice? La mafia imprenditrice, ci sono studi importanti. C'è. Secondo me uno dei lettori più, degli studiosi più interessanti da questo punto di vista che abbiamo a Napoli, quindi
che è Isaia Sales, secondo me da tempo ha investigato appunto dei rapporti tra l'imprenditoria, l'infiltrazione dell'imprenditoria, ma anche di qual è il rapporto tra l'imprenditoria criminale e l'imprenditoria sana. L'imprenditoria sana che a volte, come dire, scende a patti con l'imprenditoria criminale, perché a volte non ne può fare a meno, a volte perché gli consente di locupletare, di guadagnare di più. Certo. E questo sicuramente è un rischio enorme, è una realtà, è un rischio su quale noi dobbiamo porre la nostra attenzione. Certo, in questo periodo di crisi anche le imprese sane, anche le piccole imprese assolutamente sane sono in crisi e quindi hanno bisogno di liquidità e quindi ricorrono all'usura e quindi sono più facilmente preda di acquisizioni da parte della criminalità organizzata e da parte della criminalità in generale. Quindi sicuramente è un campo sul quale dobbiamo lavorare molto, è un campo sul quale bisogna mettere in, come dire, in piedi attività investigative penetranti, proprio per impedire che si allarghi ancora di più. La situazione è veramente difficile in questo momento, a mio parere, è complicata. Tra l'altro tenga conto che chiaramente la criminalità organizzata, Camorra, 'Ndrangheta e Mafia, e anche la criminalità pugliese, in realtà hanno fior fiori di professionisti. Come dire, non siamo più al periodo degli anni Ottanta, dove iniziamo, come dire, a fare i primi passi nel mondo dell'imprenditoria e nel mondo delle professioni, alla criminalità. Sì, perché siamo alla terza generazione. Bravo, ma poi si mimetizzano. E quindi sono espressione. Noi abbiamo professionisti, espressioni diretta della criminalità organizzata, nati e cresciuti ed allevati proprio per questo, e anche di grande spessore, o anche grandi professionisti, come dire, che e quindi questa fascia dei grandi dell'intermediazione finanziaria, dei grandi professionisti, eccetera, è una fascia, come dire, su cui va posta l'attenzione. E è necessario, a mio parere, che anche gli ordini professionali, certo, facciano chiarezza al loro interno. Facciano attenzione al loro interno. Certo. Se vogliono dare un contributo a questa ripresa di questo paese, a questa ripresa che si annuncia prossima, è necessario. Noi abbiamo necessità di professionisti, come dire, che non condividono l'obiettivo dei loro clienti, ma che siano veri e propri professionisti. Sentinelle, di portare avanti un discorso al professionalmente. Al giorno d'oggi il dubbio sa qual è? Dice, sono più imprenditori mafiosi o mafiosi imprenditori? È un dubbio che è importante. Attanaglia tutti. Io poi dico un'altra cosa, che anche proprio in vista di questi investimenti, eccetera, il problema noi dobbiamo anche tener conto che ci sono una serie di reati commessi dall'imprenditore a prescindere se sia mafioso o non mafioso, e mi riferisco a una certa approccio alla tutela dei lavoratori che è a volte di assoluta superficialità. Certo. Risparmiare sulla sicurezza è una delle cose che l'imprenditore fa con più facilità e che produce però effetti letali. Certo. E persone che scendono in strada per lavorarsi, guadagnarsi la giornata, poi ci rimettono la pelle. Quindi, le famosi le morti bianche. Bianche, sono morti, io dico morti e basta. Non ma so quando gli imprenditori sono fuori la regola, sono un problema anche per l'ambiente. Anche per l'ambiente. Per tutto. Per l'ambiente, perché vogliono risparmiare. Noi ancora a Caserta, che abbiamo, è provincia di Caserta, abbiamo problemi ambientali. Ogni tanto troviamo gli imprenditori che per risparmiare sullo smaltimento dei loro rifiuti provenienti da materiale dell'azienda, fanno sotterranei e si inquina l'ambiente. Il disastro ambientale che ha colpito questa terra non si sarebbe verificato se non ci fosse stata la disponibilità degli imprenditori cosiddetti puliti a
come dire, a sversare e a smaltire illecitamente. Illecitamente. Per, in cambio di un guadagno chiaramente consistente nella, nell'attività. È un problema. E questo se accade nella gestione delle, dei rifiuti, la, cioè, i problemi ambientali, e accade anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sì. Risparmiare, se l'obiettivo è quello di risparmiare, chiaramente si taglia prima la sicurezza, poi smaltimento dei rifiuti, è una cosa... e quindi si produce effetti è vero. Letali, importanti, rilevanti, che fino a qualche anno fa però, su quali fino a qualche anno fa non c'era consapevolezza. Cioè, come dire, questo problema non veniva notato. I cittadini adesso sono coscienti e soprattutto sono coscienti del rapporto ambiente-salute. Sono coscienti, io penso ci sia ancora molto da fare su questo terreno. Certo. Ci sia ancora molto da fare. Io spero con questi soldi che arriveranno che il tema ambientale sia effettivamente e concretamente affrontato e non sia l'ennesima occasione di arricchimento soltanto di alcuni. Certamente. Perché il non è solo parlare del green o dell'ambiente che effettivamente salva l'ambiente, bisogna vedere come si fa e chi lo fa. Tenga conto che su questi settori è già in piedi l'appetito della criminalità organizzata. Quelle delle energie alternative, quello del smaltimento dei rifiuti, quello del recupero ambientale, sono già i settori su cui la criminalità organizzata ha posto i propri occhi, la propria attenzione. Perché la criminalità organizzata pone l'attenzione su tutto, quello che produce soldo. Affari. La droga, l'ambiente. La droga, ma se tu, lei pensa i rifugiati, gli extracomunitari in arrivo da noi, quindi la gestione delle varie CAS, SPRAR o altre tipologie, chiaramente approfittano produce profitto, e dal momento che per lungo tempo dopo la crisi economica precedente a questa pandemia gli investimenti pubblici erano cessati, gli unici affari che si facevano erano sui rifiuti e sugli migranti. E su quello quindi si è proiettato l'attenzione della criminalità organizzata. Certo. Adesso con la ripresa dei lavori pubblici, degli appalti pubblici eccetera, e degli interventi pubblico, chiaramente riprenderà l'attenzione, e non è mai cessata, ma continuerà ad essere ancora più pressante anche su questo versante, nuovamente su questo versante. Sì. La criminalità organizzata va dove si guadagna. Si guadagna sulla sanità, va sulla sanità. Sì, sì. Si guadagna sui migranti, va sui migranti. Si guadagna sull'ambiente, va sull'ambiente. Il prodotto finale... Sempre tristemente di moda. Sempre tristemente di moda, esatto. Il prodotto finale è sempre scadente, chiaramente, perché se uno deve aumentare il proprio profitto, non bada alla qualità di quello che produce. Signor Procuratore, lei è un procuratore, un capolavoro di procuratore. Bisogna andare presto perché la mia trasmissione si intitola 30 minuti con, ma sforo sempre. Le giuro, sono poche domande, pochissime flash, sì. Risposta flash. Allora, e poi dopo la libero perché lei tra poco urla. Allora, Benevento si diceva anticamente un'isola felice, ora lo è ancora? O brevemente, quali reati insistono di più? Allora, le dico subito, al di là di quello che in generale di quali reati sono, allora io dico che non bisogna mai sottovalutare e mai enfatizzare. Non esistono isole felici. Lei si ricorda la Val d'Aosta? Lei sa la Val d'Aosta? È l'isola felice per antonomasia in Italia. Ma pure noi è Terra Felix. No, non dico. Campania la Val d'Aosta oggi conta una criminalità organizzata importante. Quindi... di questi giorni diciamo l'intervento della magistratura in quella terra che per noi poi campani, la Val d'Aosta era una specie di paradiso, non succedeva niente. Quindi non esistono isole felici. Benevento ha un basso tasso di criminalità, l'attenzione è molto alta, ci sono i reati ambientali,
Ah, i reati ambientali. L'abbiamo toccati prima. Lei tenga conto che chiaramente i reati ambientali ci sono sversamenti e discariche abusive. Abbiamo sequestrato varie discariche, abbiamo ottenuto la condanna per inquinamento recentemente di alcuni imprenditori beneventani. Abbiamo in corso un processo per l'inquinamento di due fiumi che attraversano il Benevento per l'inquinamento ambientale. Ci sono i fatti di sangue, ci sono quei reati che ovunque si commettono, ci sono i reati di pubblica amministrazione, come dicevamo prima, par condicio, ma non solo. Prima ancora abbiamo fatto un'indagine, e adesso anche quella a dibattimento relativo ai centri di accoglienza dei migranti. Abbiamo di recente fatto altre indagini sempre sui migranti che riguardava dipendenti della prefettura e tante insomma altro Benevento tanto altro ancora. È una provincia moderna, ha problematiche moderne. Esatto. E giustamente l'ultima cosa, l'omertà, come sono a Benevento? Cioè sono partecipativi, perché l'omertà anticamente era di pertinenza della criminalità, oggi invece è anche del cittadino comune che si dice diciamo onesto, perché quando si gira la faccia dall'altra parte, il viso dall'altra parte, non è mai, è sempre una cosa omertosa. Sono omertosi, si partecipano? Allora, i cittadini beneventani, io chiaramente mi occupo sia di Benevento sia di una parte del territorio di Avellino, la zona ex Ariano Irpino, del Tribunale di Ariano Irpino, quindi il territorio di competenza della Procura di Benevento è, oltre alla provincia di Benevento, anche una parte della provincia di Avellino. Complessivamente in questo territorio, devo dire, rispetto alla se facciamo proporzione, diciamo, sicuramente c'è meno omertà rispetto ai territori napoletani o casertani. C'è più disponibilità, ci sono piccole, le comunità sono più piccole, c'è una vigilanza anche da parte della comunità su una serie di vicende. Quelle che attengono al potere, ecco, su quei versanti c'è maggiore silenzio, ecco. L'ultima domanda, lei non ci crede, ma concludiamo con il 25 aprile, il giorno della liberazione. Sì. Lei in questo giorno, l'anno scorso, ha ricevuto il premio Don Peppe Diana, sì, giusto così, e del quale era, diciamo, coetaneo, è nato San Cipriano di Amico. E lo ha conosciuto un anno prima che fosse ucciso dalla camorra, che avvenne dunque il 19 marzo 1994. Ecco, che cosa ricorda di lui? Perché ha partecipato con lui, ha avuto delle, diciamo, delle iniziative sociali. Sì, guardi, io ho conosciuto Don Peppe Diana, è un amico, diciamo, l'ho conosciuto un po' prima di un anno prima del un anno prima è un anno in cui abbiamo fatto una cosa insieme. E il fatto del ciliegio pubblica, dell'albero di ciliegio, del io ciliegio, quello pure so. Sì. Insomma, il mio ricordo. Un grande coinvolgimento anche emotivo, perché devo dire, era una persona solare, una persona motivata, fortemente motivata, e poi eravamo compaesani, lui di Casal di Principe di San Cipriano, e ci sentivamo, ecco, coinvolti in una battaglia di civiltà comune, ed era molto bello, molto importante, come dire, darci reciproca forza, reciproca spinta su questo versante. E insomma, lui mi ricordo sempre questa lunga chiacchierata che ci siamo fatti sotto il mio vecchio ciliegio, che, come dire, è uno degli ultimi contatti, diciamo, che ho avuto con lui. La sua morte è stata una tragedia, una tragedia, ma anche, come dire, un momento di fortissimo dolore e anche spaesamento, devo dire, spaesamento, perché se era possibile uccidere Don Peppe Diana, un uomo così buono, umile e impegnato, uccidere proprio il futuro significava un segnale veramente disastroso. Da quella morte, però, e come dire, evangelicamente, da quel seme che è stato piantato da lui, ha dato frutti, e si è avviato un movimento che ha portato veramente Casal di Principe, la zona dell'Agroversano, a essere presente, a essere attenti. Adesso c'è il centro Don Diana,
ci sono moltissime iniziative importanti. Oggi noi abbiamo sul territorio casertano, sul territorio della, diciamo, della, di Casaldo di Principe, persone, come dire, che scrivono un'altra storia. Certo. Che scrivono un'altra storia, il sindaco Natale di Casaldo di Principe, i ragazzi, i giovani e meno giovani del centro d'Ondiana, con le loro iniziative, con sui beni confiscati, con le terre di Don Peppe Diana, con una serie di cose. La sfida, io penso, ha fatto frutto la sua morte. E evangelicamente è il chicco di grano che marcisce, che produce frutto. Sì, che è muore, la verità. Che produce frutto. Ricordiamo anche, scusi. Prego, no, prego, le volevo dire una cosa. C'è una grande sfida, io penso, per questo territorio, una grandissima sfida, sulla quale bisogna porre attenzione, che è questa. L'area Casal di Principe, San Cipriano, Casa Pesenna, Villa Literno ha una grandissima ricchezza, a parte i terreni che un tempo erano Campania Felix e produzione agricola di altissimo livello. Ma abbiamo il litorale Domizio. Il litorale Domizio, che tutti ci invidiavano con la pineta, è una grandissima risorsa. In realtà. È necessario, è indispensabile che venga recuperato correttamente e in modo pulito. Mio parere, su questo bisogna puntare l'attenzione. Bisogna fare sì che quel litorale ritorni ad essere un litorale di grandissimo livello, di grandissima qualità, così come lo era quando io ero bambino. Io ricordo quando andavamo a mare lì, un mare pulitissimo, una grandissima pineta alle spalle. Una grande risorsa economica e di sviluppo, ma è necessario un investimento attento, è necessario che i gruppi che hanno fatto affari con la criminalità organizzata ne siano fuori, che ci sia, come dire, una economia civile, pulita, che voglia riprendere e recuperare quel territorio. Grandissimo però sfida, certo, perché è una situazione di degrado importante. Qualche passo si è fatto, ma secondo me su quello bisogna adesso puntare l'attenzione. Adesso con questi soldi che arrivano bisognerebbe insistere qui. Ricordiamo anche che a Benevento, in provincia di Benevento, c'è Pietralcina. Certo. Che noi diciamo Pietralcina, si dice Pietralcina, Pietralcina. Pietra Pucina, cioè pietra piccolina. Io sono una devotissima. Sì. Chi mi conosce sa che io, quando amo una cosa o sottolineare una cosa con le S, è bellissima, tante S. E io sono devotissima con tantissime S di Padre Pio. E lì c'è il convento, certo, dei frati minori cappuccini. C'è l'unica reliquia del corpo di, sì, Padre Pio, chi volesse andare a visitare. Pietralcina è un grande centro, importante, bellissimo, con fortissima spiritualità. Io sono andato più volte, devo dire anche l'amministrazione si è impegnata su questo. Io penso che debba, ecco, nel Beneventano è necessario ancora uno sforzo in più. Perché il Beneventano ha delle grandi risorse naturali, certo, grandissime risorse naturali, e grandissima ricchezza sulla quale bisogna puntare. Tutta ricchezza, ma anche ricchezza spirituale, perché andate a visitare l'unica reliquia di Padre Pio, è l'ossoioide, mi, sì, pare, sì, quello AU, che è nella, alla base della lingua. C'è la vecchia casa di Padre Pio, la vecchia genitori, casa di Padre Pio, la stanza dove io lui sa abitava. Io so che sento più spiritualità lì che a San Giovanni Rotondo, dove c'è lui. Io penso che sia una forte esperienza andare a Pietralcina. Sì, si sente un... Ed è importante che, come dire, questa spiritualità non si perda. Questa attenzione e questa spiritualità non si perda. Io penso che stiano lavorando per questo su quel territorio e che vada rafforzato ancora di più. Io insieme dico che a questo... chi va a Benevento, va a Pietralcina, si sente rinnovato. Io sfido pure la criminalità. Non lo so, ma andando là, non lo so, uno si sente rigenerato. È una forte esperienza spirituale. Sì. Io ci vado, ogni tanto ci vado, perché è un'esperienza spirituale importante. È veramente, veramente. Allora, io ho anche il mio negozio preferito là, si chiama Bramante Arte, non è pubblicità perché fuori non c'è scritto. È per i souvenir, però li prendo al convento. E poi c'è mia suocera che vende sempre Padre Pio TV, e quindi io devo necessariamente... Ah, il suocero, hai capito? Mia suocera. Ah, la suocera. Che è grande devoto di Padre Pio, e quindi... Io sono una fan, proprio sfegatata. E quindi, come dire... Un grande santo. Vivo con
quotidianamente questa realtà. Questo, va bene. Allora, io la ringrazio per il piacere, l'onore che mi ha dato a venire fino a qui. È un onore mio. È piacevole conversare con lei. Grazie. Insomma, non è stato tanto faticoso. No, è stato piacevole. È stato piacevole conversare per lei. Lei è una conversatrice... piacevole. Grazie. Tutti i procuratori, tutte le personalità, altre personalità come lei, che vengono per la prima volta, poi ritornano. Io non so se sono una l'aspetto io non qua. So se sono una personalità, io sono io. Io mi sento una. La faccia però è burbera. Quando normale è burbera, uno ha insomma un po' di soggezione. Però poi sorride. Lei ha ragione. Lei ha ragione. Perché io ho una. È frutto di una mia compostezza, discrezione e compostezza. E quando uno lo vede dice mamma mia com'è severo, questo cerco di non essere attento. Di non andare mai sopra le righe, ma una mia educazione, per educazione, ecco, di famiglia. Ma io ho operato la maieutica. E quindi è uscito fuori è tutto. Allora io l'aspetto qui fin da ora, se non le è stata di scaro la cosa, l'aspetto con piacere. Mi saluti Benevento, mi saluti grazie. Pietrelcina. Mi porterò i suoi saluti a tutti i cittadini. L'aspettiamo qua. Grazie. Buonasera a tutti e buonasera ai telespettatori. Arrivederci.